Certo, la richiesta della madre di Giacomo e di Giovanni non poteva non provocare sdegno negli altri apostoli, perché un così grande privilegio per loro due. Mi chiedo come si sia sentito Gesù per questa richiesta subito dopo aver parlato loro della sua morte imminente. Nel Vangelo di Matteo, come in quello di Marco, la risposta di Gesù è ferma. Voi non sapete quello che chiedete, ma forse non chiarissima per loro che rispondono «lo possiamo» di fronte alla possibilità di bere il suo stesso calice. Però Gesù parla del calice della sofferenza e chiede loro se sono o no disposti a dare la vita fino alla morte, piuttosto che ambire a un posto d'onore. «Lo possiamo». Ma pochi giorni dopo Gesù sarà abbandonato e solo, Giovanni lo seguirà sul Calvario. La madre dei due apostoli, anche lei fra le persone che seguivano Gesù, probabilmente era preoccupata per il futuro incerto dei figli che avevano subito lasciato le reti, la barca e il padre per seguire il Maestro. Soprattutto se fosse avvenuto quanto Gesù diceva, la condanna e la morte, che fine avrebbero fatto i suoi figli? Quale madre anche oggi non si preoccuperebbe e non si raccomanderebbe per i figli? Soprattutto visto che insieme a Pietro sembravano quasi essere i prediletti fra gli apostoli. Gesù li aveva portati con sé sul Tabor, li aveva tenuti vicini mentre pregava nel Getsemani. Ma Gesù poteva solo concedere loro di bere il suo stesso amaro calice della sofferenza. Buona giornata a tutti.